Buongiorno bella gente, bentornati nel mio canale. Io sono tornata al Lidl, quindi ho deciso di farvi un video corto, molto corto, per le novità che ci sono al Lidl. Ci sono tante cosette molto carine e io ho trovato questi qua molto interessanti per il tavolo da pranzo. È veramente molto carino, sia questo colore neutro sia nero. Molto molto carini, a costo di 9,99 euro, 10 euro, sono 4, veramente veramente molto carini. Io li cercavo da tanto, ovviamente quando li ho comprati li ho trovati qua, non ho comprato lo stesso, anche che volevo queste e ne ho comprato un altro più, e sono carine, non sono belle come queste ovviamente, però va bene così. Ci sono tantissime altre cose carine, lo sapete che il Lidl ci porta sempre delle novità. Ad esempio la lampada da sale, sinceramente dei cinesi costano meno. Questi qua per la gente che non ci vede, come me, la vaporella, c'è di tutto e di più. Questa qua che volevo prenderla già la settimana scorsa, infatti ho deciso di prenderla per il bagno. Però ci ho provato ad attaccarla, ma non si attacca bene, quindi io, sapendo che non voglio bucare le piastrelle, troverò una soluzione. Invece c'è questo angolo qua della roba economica, tutta questa roba qua è scontata del 30%. A volte si trovano delle cosette veramente molto interessanti. Non so se in Italia c'è l'angolo economico, fatemelo sapere se c'è. Questa qua ha un sensore di movimento. Preferisco non mettermelo in casa. Ci sono dei leggings però per bambine di massimo 8 anni, lo volevo prendere per me. E quaderni, questa qua è carina, era un appoggio per il telefono per scattare le foto a 8 euro. Invece vi porto nella zona delle cose particolari, ad esempio questa qua, un mix di erba della Provence francese a base di lavanda, salvia, non so se qualcuno li compra, però va bene. Padelle, di tutto e di più. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E mi raccomando, seguitemi su Instagram e Facebook e vi aspetto. Domenica, sempre la domenica, faccio video sui capelli ricci e questa volta qua vi porto una novità particolare. Io questo aggeggino per tagliare le verdure l'avevo comprato l'anno scorso dal Lidl. Quanto ne ho usato? Pochissimo. E quindi ve lo sconsiglio. Sono le cosette che sembrano che ti semplificano la vita, però alla fine no. Bella gente, spero che vi piaccia il video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e ciao a tutti.